Ciao, sono Maso, per il format che ci porta a capire se è un gioco da acquistare, mettere il wishlist in attesa dei tempi migliori o ignorarlo come se fosse Antani. Andiamo a vedere i primi minuti di Road 96 Mile Zero, il sequel di Road 96, un gioco veramente molto molto bello, ma che ve lo dica fa, se l'avete perso recuperatelo, tanto lo dico altre 10 volte durante il gameplay, perché davvero mi è rimasto nel cuore. Un gioco non facile, non per tutti, un po' duro da digerire nelle meccaniche, ma veramente molto molto bello. Anche il seguito sarà tale quale? Sarà migliorato, sarà peggiorato, sarà quel che sarà, ce l'andiamo a vedere. Hi and welcome to a very special Sonia show. I'm here in White Sands, Petria's most luxurious community, where in the upcoming days President Tyrak is set to make a big announcement from Presidential Park. Will it be to announce his candidacy for the upcoming election? And will the Black Brigades, the same terrorist group responsible for the attack at the wall in 86, try to interfere? Cowards. You'll just have to tune in here to GNN to find out. What's that? Oh my! I've just received word that a large sandstorm is set to hit White Sands in only a few days as well. If you recall, the last sandstorm to hit White Sands, Sandstorm Colton, caused extensive damage. But don't worry. Authorities have confirmed all precautions will be taken to assure nothing like that occurs again. White Sands. What a truly wonderful place to live. And I would know. Like President Tyrak himself, I'm a resident too. And that has been your Sonia show. Total BS. Che inizio particolare. Ma come combo? Ma di cosa stiamo parlando? No, allora, Road 96 era principalmente una visual novel roguelike, che detta così è un po' suona strano. Questo inizio di gameplay non c'entra una mazza col gioco precedente. Che cosa si faceva? Si faceva semplicemente la vita di alcuni ragazzi sfortunati che volevano evadere da quella che era la loro nazione. Dico evadere perché era realmente una prigione questa nazione, questa tirannia portata dal presidente Tyrant, o un nome simile, non era Tyrant ma era Tyrak o qualcosa del genere. Insomma, c'erano anche un gruppo di terroristi che cercava di ribellarsi, ma principalmente non ci si ribella a queste situazioni, si va via di solito, e questo era il sogno di tanti ragazzi, che spesso si infrangeva perché, essendo un roguelike, anzi praticamente quasi sempre, si trovava alla fine in due modi. Uno positivo era quello dove si riusciva a evadere da questa nazione, l'altro era una fine ben peggiore. Ma cosa andremo a vedere in Road 96 Mile Zero? Andremo a vedere la storia di due personaggi, un lui e una lei. L'inizio è alquanto peculiare e diverso da quello che mi potevo aspettare. Aia, l'ho preso nei denti. Vabbè, però se mi fai le finte anche te, dove vai? Vai nel centro, bravo. E qui, di qua. Oh madonna, io volevo giocare a un gioco di narrativa, non di non di skate. Allora, praticamente questa è l'introduzione, che credo avrà ben poco a che fare con il resto, perché si andrà a dipanare una trama in maniera abbastanza articolata, similarmente a quello che era il primo dei giochi. Probabilmente qui è per farci entrare nello stato d'animo dei due ragazzi che si trovano in questa situazione folle. Adesso so più che dirvi, probabilmente il gioco è questo. Mi aspettavo tutt'altro! Ma non è questo il gioco, ve lo assicuro. Però questa fase iniziale mi sta spiazzando come non mai, Mi sto trovando a giocare a tutt'altro in questo momento. Sotto, sopra, di lato. Come vedete, vi danno dei consigli perché? Perché questo non è il ruolo principale di questo gioco. Questo gioco ti deve portare a capire la sofferenza, l'amicizia e la comunanza nelle problematiche che ci possono essere in un mondo preso dalla tirannia. E invece iniziamo con questo stile di gioco dove c'è un bella ciao buttato lì. Gioco è fatto da dei francesi, ricordiamolo. Siamo a Pesas, mi sembra, lo studio che lo fa, ma potrei sbagliarmi.
Ed è molto delirante all'inizio di questo gioco, effettivamente. Ma sta succedendo? Giù. Su. Di lato. Ma non volevo fare... Io volevo ritrovarmi... Oh, volevo ritrovarmi qui. La perdita di Aya. Aya's Memories, Arlan's Elbar. Non è un gioco di musica, state tranquilli. Non so più come fare a dirvelo e so che non mi credete, ma non è un gioco... Non è un rhythm game. Probabilmente questo lo hanno voluto mettere, perché? Perché c'erano le cassette all'interno anche del primo gioco. Le cassette sbloccavano la colonna sonora del gioco e servivano anche un pochino come fil rouge per ricondurre la trama a livello narrativo. Quindi c'era questa musica che ti potevi mettere di sottofondo. È il primo maggio, data non casuale forse, ritrovo di K e Z. K e Z sono Zoe e Kaito, ovviamente. Oops, guess I forgot, sorry. È un gioco di scelte, è un gioco dove avremo da plasmare l'avventura di questi due personaggi in base alle nostre decisioni. E vi posso assicurare che le decisioni ci possono portare verso qualcosa di positivo, come anche di molto negativo. Il mio trombone serve del vero talento per suonarlo male come me. Bravo, se lo dici da sola. Pensi nuova Aya? Ti è morto il cane per caso? Pensi nuova Aya? And free White Sands, you know? Seriously crazy all that's happened in 2 years. Lo so, siamo diventati amici. No, we became best friends. As unlikely as that is. Allora, io ho un problema enorme, anzi due problemi. Uno è di memoria e l'altro è che non riconosco bene i volti. Se mi seguite da un po' lo sapete, faccio veramente un casino enorme a riconoscere le facce delle persone. E può darsi stia dicendo un'enorme minchiata, ma la ragazza dai capelli rossi era la figlia di un esponente politico molto importante, il ministro dei trasporti, vado un po' a memoria, se è lei, eh? E il tizio dai capelli neri, lo avevamo visto anche lui, se non vado errato, ma potrei andare errato, scrivetelo nei commenti. No doubt. See, it's just Aya, I mean, she was my best friend before you anyway. Ma l'ho ammazzata apposta. The drilling, the pollution, it took her so quick, man. I barely had the chance to say goodbye. She's never coming back, you know? Never again. She's gone. Guys, e mi dispiace. Effing cancer, effing petrin oil. Anyway, thanks for listening. I forgive you for blasting my ears. Ma scherzi, sono inchiodato a sto divano, non mi posso alzare. Yeah, I guess we all got our demons, huh? Niente demoni per me, Kaito. You saw all that go down. So messed up. You need to talk to somebody before all that eat you up. Sta un attimino angosciando il mio personaggio. È colpa delle brigate nere, sì. Beh, forse hai ragione. Allora, cosa è successo al muro? Il muro è come il muro di Berlino, più o meno. Era un muro di contenimento per far sì che la gente non andasse via dalla nazione. Ed è successo che le brigate nere o qualcun altro ha fatto sì che esplodesse parte del muro, insomma si creasse dei subbugli. Detto dei subbugli? Insomma c'era del casino fondamentalmente. E c'è chi dice sono state le brigate nere, c'è chi dice sia stato il governo per rafforzare la propria posizione. Insomma comunque è successo, ci sono stati dei morti fondamentalmente. La scelta ha delle conseguenze. Allora da una parte c'è quello che gli hanno detto a casa, dall'altra l'intelletto. Casa, lampadina. Hey, sounds like they're setting up the park stage. Probably for something lame like a little Tyrax concert. Allora, qui abbiamo un videogioco che è Super Skate 1996. Aspetta, please, chi sono? Act like you don't know the little Tyrax. Probably got their posters somewhere in your room. Weren't you gonna go to a concert of theirs once with your dad? That sucks. But he is a busy man. I mean, he's the minister of oil. Ok, mi ricordavo bene, era il ministro del petrolio. Ouch. Look, aia. I gotta go. I'm supposed to meet my mom at the square. See you later, Z. Liquidiamo. Later, Kaito. Hey. Say hi to your mom. Will do. Oh, and check out the tape I left you. Sure, man. Catch you later. E nel minigioco iniziale era proprio quel videogioco. Fantastico, non ci rientro adesso, neanche a morì. Di solito avevamo un obiettivo da perseguire. In questo momento non abbiamo obiettivi. Ci prendiamo una figurina, un adesivo di Kaito e Aya.
Oggetto ottenuto. Ok. Spostiamo questo. E spiamo il nostro amico. O no? Anarchia e uccelli. Un tatuaggio, niente male. Everything okay, young blood? Ma il camionista? Yeah. Everything's fine. Look, it won't be much longer now. We're close to getting the codes. Just remember the deal. Dio della memoria, aiutami. John era il camionista che c'era in Road 96? Madonna, perché non mi ricordo mai niente? Era il camionista che aveva fondamentalmente la radio per trasmettere i comunicati del gruppo segreto. Cosa sta nascondendo Kaito? A questo punto andiamo a cercarci cosa sta facendo Kaito. To protect our nation, all citizens. Parco presidenziale da una parte. Vai alla ville dell'Oasi oppure di là. Questo è esattamente nello stile roguelike, ovvero queste sono le tre scelte, come se fossero le tre porte all'interno di un Hades o di un non lo so, ditemi voi un roguelike con le porte e la possibilità di scegliere, insomma, che vi porteranno da una parte o l'altra, appunto. Andiamo al parco presidenziale, va? E inizia a tracciarsi la nostra strada. Nell'altro gioco c'era proprio il tracciato che vi portava verso il confine, c'era scritto anche quante miglia avevamo fatto, perché i percorsi si interrompevano a volte e partivano ogni volta da un punto casuale, cosa che qui non è, perché appunto si racconta la storia di questi due ragazzi, almeno all'inizio dobbiamo partire da qui, poi quello succede dopo. E ribecchiamo Kaito, che a parlare con un tizio non meglio definito, con un cappello, qui dove stanno preparando quello che probabilmente è un concerto o comunque un discorso da parte di qualcuno della politica dittatoriale. Dov'è Kaito? Qua. Ma lo posso sgamare? Dad, I saw John. Not here, Kaito. Ok. Sir? It's the weed whacking. Last week we were in the middle of a huge tai chi sesh. Of course, sir. Won't happen again. Ok. Siamo un po' sprovvisti, Tyrak si chiama, è come si chiama il politico, il presidente. Siamo un po' sprovvisti di quello che dobbiamo fare, quindi ci dobbiamo trovare da soli il cosa fare, il da andare avanti. È bello vederla, signor Lin, sto lavorando sodo, signor Lin, è bello vederla. Hello. Oh, you just missed Kaito, but I think he went down those stairs if you want to see him. E volevo parlare con te in realtà. Buon a sapersi, posso fare una domanda? Kaito sia un portamaglia strano, le piace essere una tuta blu. Allora, non gli possiamo chiedere se Kaito sia un portamaglia strano, anche se no lo sospettiamo ancora di più, quindi direi le piace essere una tuta blu. It's a job, isn't it? Start asking yourself if you like it and you just might quit. Capisco che intende. I should probably get back to it unless you want to ask me something else. No, niente domande. Che comunque andare a chiedere, grazie anche a lei. Andare a chiedergli del figlio, gli ha detto non ne parliamo qui, non mi direbbe granché, cioè non c'è un motivo valido per cui dirmi qualcosa in più rispetto a quello che già è successo. Ma dove è andato Kaito? Qui c'è gente che fa tai chi nel frattempo. C'è qualche problema tipo di stuttering in questo gioco, perché comunque anche il vertical sync è attivo, però sembra faccia proprio stuttering. Qui la gente intanto... Manteniamo la posizione. Ma dove è andato Kaito? Eccolo là. Scusami. Che c'è qua? Sono venuta qui a pescare con mamma da bambina. Credo di aver tirato su qualcosa con tre occhi a un certo punto. Ok, l'acqua deve essere buona, insomma. Prende bene. Miss Intense, mamma mia che angoscia che era, tutti questi ragazzi dispersi, che erano i personaggi, fra l'altro, randomici, di Road 96. Se non l'avete giocato, andatevelo a recuperare, perché è un giocone. Parliamo con Kaito. Sì? Sì, anch'io sono contenta di vederti. Serve il codice, eh? Oh, yeah! Sì, rocca bestia.
but I need to access the speaker panel in the shed. Ok. Ti dispiace se ti do una mano? You'd never ask. Stai scherzando, sono la figlia ribelle del ministro del petrolio. The speaker panel in this shed. But I don't know the code. And si trova il codice, si trova. Lascia che Zeta faccia la sua magia. Zoe magic is code for Zoe criminal activity. Sì. I like it. Bravo, fatelo piacere. Quindi dobbiamo trovare un sistema per arrivare di là. Lo troveremo. Sono fiducioso. Cosa abbiamo qua? Strappa, vedi, possiamo vandalizzare quello che viene detto qui, ovvero c'è una ricompensa di $1,000 se hai informazioni riguardo il trasmettitore delle brigate. Lo strappiamo e andiamo sempre di più verso la lampadina. Questo si può aprire? Scassina, ma ci abbiamo anche per scassinare? Ottimo. Si può leggere? Documenti che segnalano la presenza di fuochi di artificio in queste scatole. Perché il compleanno di Colton è l'11 aprile? Ah no, perché il compleanno di Colton non dice aprile? Che c'entri qualcosa con il discorso di Tyrak? Speriamo che salti in aria tutto. Strappiamo anche questo. E abbiamo accesso adesso a... Come si fa? Entra nel nascosto. No, per dire entra nel nascondiglio, ma ormai ho detto entra nel nascosto. Chiudi questo. E qui ci sarà una nota di consegna che menziona delle attrezzature radio e un certo PB. PB? Per cosa stanno queste iniziali? Boh. Allora, ruba le batterie. La scelta delle conseguenze. O no? Posso regolare quanto voglio, ma se non ci rimetto le batterie sarà un problema lì, No, ho sbagliato. Inventario per una consegna al giardino. Dice che tutti gli oggetti vanno consegnati nel capanno del parco. Il codice è 7277. Boom, trovato. Ma mi sa che ti ho rovinato il tutto comunque. Chiediti sarà dato. Kicking ass and taking names. Mi pare 7277, ma potrei sbagliarmi. Posso uscire? Striscia fuori. Crawl outside. Vai, stiaffacelo. Inserisci il codice. Ho anche una memoria allora. Chiudi così non ci sgamano. Time to plug my Walkman into the speaker panel. Got the bats? Sì, ho le batterie, assolutamente. Nice. Eccole qua. See that panel? Quindi andava bene. Dove? Oggetto ottenuto, cavo adattatore, che è questo qua. Ok. Se vedete qualcosa, dite qualcosa, se ho gli occhi aperti. Ok, scassina. Noi scassiniamo tutto, che è una meraviglia qui, Allora, come funziona? Collega il Walkman. No, inizia. Ok, non va già bene così. Ok. E collega il Walkman dov'era? A che punto della storia? Allora, cos'è sta cosa? Ah, devo riuscire a collegare anche il terzo? Sì? No? Boh? Allora, abbiamo tre circuiti. Credo di essermi perso. Ah, ok, eccolo qua. Se tutti un casino alla sessione di 6C. Bam, gli è morto il babbo a quello, Is this heavy metal? My children, bring me their heads. No, le teste no, Le teste no, Salvataggio, e qui interromperei questo inizio di Road 96 Mile Zero. Il seguito, il prequel, il continuum, quello che è, insomma, di Road 96, un gioco meraviglioso. Se non l'avete giocato, dovete recuperare, perché sennò vi perdete una chicca a livello videoludico. Cosa fare? Comprarlo, metterlo in wishlist in attesa di tempi migliori, ignorarlo, farci una serie? Non lo so, scrivetemelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!